Beppe Conti, Fausto Coppi, il primo dei più grandi. Sono 23 pareri illustri, sì, che hai raccolto non solo nel mondo del ciclismo, certo, la classifica rispecchia anche i tuoi gusti, le tue propensioni. Ma intanto è la classifica dei 10 più grandi di tutti i tempi fra quelli che non corrono più, che hanno smesso di correre. E per me la grandezza di Coppi, quello che ha fatto Coppi, le sue imprese, tutta la sua gloria e la tragedia che ha vissuto, per me va al primo posto davanti a Merckx. Quindi per me c'è Coppi davanti a Merckx e ho fatto i miei primi 10, mettendo al decimo posto Pantani, invece sul podio al terzo Gino Bartali, che è stato un altro personaggio che esce dai confini dello sport e fa parte della storia del nostro costume. E poi ho chiesto appunto, come hai detto tu, a 23 personaggi che mi facesse la loro classifica commentata, ed è venuto fuori qualcosa di piacevole, molto piacevole. È bello da discutere per parlare di ciclismo. Ci sono diverse scuole di pensiero. Tu, sì, ad esempio, sappiamo che hai una grande attenzione verso il mondo delle corse a tappe, ma al tempo stesso hai una predilezione, sì, per le classiche. Ci sono alcuni, sì, che hanno più attenzione verso i vincitori dei grandi giri. Esatto. Si riesce comunque a far convivere. Io, quelli che ho sempre amato di più e per i quali ho avuto una grande stima, quelli che vincono tutte e due. Cioè i campioni che vincono le gare a tappe, ma sanno vincere anche le classiche. E in questa classifica ne tengo conto. C'è il mio amico Elvio Chiatellino che invece ama solo le corse a tappe ed è molto piacevole la sua classifica perché restituisce le corse che hanno tolto sia ad Armstrong che a Contador, perché dice che sono tutti sullo stesso piano a proposito del doping e quindi questa è una classifica. C'è Gianni Mura che fa una classifica e mette Bartali davanti a Coppi perché dice che Coppi e la Bianchi erano come oggi la Juventus e condizionavano tutto. E quindi anche Gianni Mura dà questa versione. Tanti mettono primo Merckx, però è piacevole questa classifica di tutta questa gente, molti giornalisti e grandi esperti di ciclismo. Quindi e anche imprenditori, il che, sì, ci dice anche di come, sì, la passione per il ciclismo sia condivisa, certo, e non solo intergenerazionale, perché hai sentito, no, persone di varie età. Ma c'è Ennio Doris, il signor Mediolanum, che mette primo Coppi, secondo Bartali, terzo Binda e solo quarto Merckx. Quindi per dire, ed è un grande appassionato di ciclismo e lo spiega dicendo che Merckx veniva messo in difficoltà in salita anche da un fuente qualsiasi e Ocaña non fosse caduto gli avrebbe tolto sicuramente la serie di tutto. E quindi è piacevole discutere su queste classifiche. Molte grazie.